generale sta raccogliendo le erbette, perché questa sera si fa il fricò. Buono, ciao. Il generale ha preso il pollo per fare il fricò. Ci sono modi anche più umani per uccidere un avicolo. Buongiorno. Donna Rosa ha spezzato il pollo e adesso si accinge a cominciare a cuocere questo. Sì, ecco, bello lavato, pulito. Mettiamo nella padella. La padella meglio col manico, perché questo deve essere... Mettiamo un pochino di olio, non molto, perché il pollo c'ha la pelle, quindi è un pochino rimane grasso da solo. Mettiamo qualche pezzetto di lardo, per dare sapore. Questo qui si deve rosolare, certo. Si deve rosolare, una cottura veloce, però veloce nello stesso tempo, poi piano piano all'ultimo che si deve insaporire sempre. E buttiamo dell'aglio. Ecco qua, così. Così, con la buccetta. Poi prendiamo del rosmarino. Rosmarino, della salvia, una rametta di salvia. Sì. Mettiamo anche il limone. Il limone sembra, ma anche lui fa la sua figura sul fricò, perché dà, diciamo, tipo il vino. Certo. Quindi dà un pochino di acidificante. Sì. Mettiamo un pochino di pepe. Sì. Non il sale. Il sale lo metto prima di mettere il pomodoro. Ecco. Poi un pochino di vino. Io l'aggiungerei perché per fare un po' sfumare questo pollo. Sì, ma poi tende a attaccarsi alla padella, allora il vino poi si gira, ogni tanto si muove la padella molto spesso. E per fare il fricò bisogna stare vicino la, diciamo, la padella. Ecco. Vuole la cottura, vuole la compagnia. Beh, sì, si attacca e il fricò va cotto alla svelta. Certo. Si dice a gubbio cotto, come la crescia, cotto e mangiato. Ho messo il panaro nel fuoco per scaldarlo e poi fra 2 minuti metteremo la crescia. Va bene, allora mi diceva Donna Rosa che il fricò non va mai la coperto. Cosa importante, come dicono infatti quando lo vedono, diciamo, piatto ultimato, dice mai in umido, no, perché il fricò non va mai coperto. Certo. Deve a fiamma viva e deve essere per evaporare, per far sì che il pollo si rosola. Certo. Quindi se io chiudo il coperchio e diventa un po' umido. Certo. Invece no, va saltato in padella così. E da come faccio io adesso? Sempre un pochino di vino e acqua per non farlo attaccare. Perché non metto molto olio. Certo. Anche se c'è un pezzettino di lardo, poi si butta prima del pomodoro e lei vedrà che il fricò non è molto grasso, ma è gustoso e buono come prima, diciamo, come
lo faceva la nonna mia. Ecco qui la signora Silvana sta accingendosi a preparare la crescia, dato che l'impasto l'ha preparato per più dosi di crescia. Faccio, diciamo, si chiama il panetto. Il panetto. Faccio il panetto, poi che la... Ricorda molto il panetto del sì, pane. Sì, il panetto un del pane, anche questo. Sì, e anche il panetto della pasta. Certo. Ah, ma la signora Silvana è un artista della crescia. E sono tanti anni che sono qui. Se io dico quanti anni, lei nemmeno se ci crede. Poi si deve spianare e non si deve spianare sempre dallo stesso lato. Ha capito? Per farla risultare omogenea. E beh, un pochino sì, uguale, no? Sui lati, se no. Se uno la prende sempre da una parte, viene sempre da una parte più piccola, fina, da una parte più grande. Troppo grossa, sì. Certo. La crescia è quasi spianata, è a posto. Aspettiamo il benedetto fuoco che scalda il panaro, poi siamo pronti. Metterò più rosmarino, che adesso l'ho nel canestro. Ecco qua. E qui. Poi metterò della salvia. Farà una soluzione aromatica, sì, diciamo. Poi metterò del ginepro. Il ginepro fresco qui del bottaccione. Sì, poi questo va battuto a ottobre. Io ho anche i raccoglitori proprio del ginepro. Adesso ci troviamo in una stagione che il ginepro non è che si stacca molto bene. Però noi lo stacchiamo, veda? Poi qui possiamo aggiungere ecco, i capperi. Un aglietto che non fa mai male. Un vino mediterranea, sì, sì. Un sapore mediterraneo a questo fritto nostro. Quando io butto adesso lo salo. Ah, dà una bella salata. Questa marinata che poi il pollo quasi a fine cottura va aggiunta. È rosolato. Buttiamo il vino e lo copriamo 10 minuti. Perché questo sale si scioglie e con questi odori prende il sapore, diciamo. Ecco, io adesso tolgo il panaro, posso? Va provato, no, questo panaro, sì, signora sì, Silvana? Sì, va provato, e c'è con la farina, no? Con la farina. La farina che cruda? Qui, sì, sì. In pratica se la farina si brucia è pronto? La farina se prende colore... Vuol dire che se può mettere la crescia, e se può mettere subito la crescia, anzi subito. È pronta? Sì, 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 sì. Così. Ecco, va stesa omogeneamente. Sì, sì, un pochino la stendo io, diciamo, un po' rotonda. Questo dicevamo per non per la lievitazione. Sì, perché sennò potrebbe gonfiarsi, viene troppo alta. Invece bucandosi così è come una camera d'aria. Certo. Un pochino di fuoco si mette sotto. Sotto. Sì, per far la crosticina un pochino più veloce. Certo. Così. Ecco, fatta questa prima operazione mi diceva che va girata? Sì, adesso quando ha fatto la crosticina, la prima crosticina, sì, capovolge si gira, poi ci si mette la cenere. Sì, viene coperta di cenere e carboni. Sì, sì, carboni e si ultima la cottura. E poi sul giro dei 5 minuti, neanche, la crescia è pronta. Allora, il fricco è rosolato. Mettiamo il pomodoro. Il pomodoro. Ecco qua, a dispetto di quelli che dicono che il fricò è umido, invece no, mettiamo un pochino di acqua, così. Ah, mi sono dimenticata di togliere il lardo, sì. Il lardo va tolto a fine cottura. Sì, va tolto perché anche poi... Sì. Perché poi ormai il pomodoro ammorbidisce, quindi il lardo... La funzione sua già l'ha data. L'ha data, sì. Adesso ecco, la crescia è pronta, la sto girando. Oramai sono 35 anni che facciamo sempre il fricò. Speriamo che è una tradizione che non si perda. Io ci tengo molto alla cucina caratteristica e questo è il vero piatto, il bubino tipico contadino di una volta. È cotta, no, signora Silvana? Sì, sì, è prontissima. Adesso questa operazione di togliere la poca cenere residua che è rimasta, Pronti!
questo buonissimo piatto nostro. Allora adesso mettiamo il fricò vicino la crescia. Se volete fare un pezzettino per il pingolo, via 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 su. Che tanto non ci vede nessuno. È bollente. Sì, sì. Ecco. Ed ora passiamo alle vie di fatto. Buon appetito. Buon appetito. Oh, buonasera, è arrivato il famoso Fricò tutta stamattina per gli altri, ma per voi altri lo fa. Grazie. Ecco, tutto perché siete clienti e amici. Sia per un altro, non si vuole fare, ma proprio. No, grazie. Buon appetito, vi lascio qui sopra, Grazie. Pure. Via, tanto bagnato. Ecco, no. Più? Grazie. A me non me l'hai dato. A me me l'ha data. Ed ora eccoci alle vie di fatto. Siamo qua fra gli avventori del ristorante Bottaccioni per sentire che cosa ne pensano del Fricò. Buonasera signora, che cosa ne pensa del Fricò? Molto buono il Fricò, mi piace il Fricò. Vedo i signori, che cosa ne pensano? È ottimo, buonissimo. Vedo con piacere che abbiamo qua il noto professor Patrick Ibolà, presidente emerito dei Neo Druidi Agubini. Professor Ibolà, che cosa ne pensa del Fricò? Beh, il Fricò ha origini misteriose, ma molti degli studiosi convergono sulla tesi che si tratta di un piatto celtico. Infatti i Celti, appunto, cucinavano questo piatto che loro chiamavano free cool, free come selvaggio e cool come libero, come giusto, appunto abbinando al significato culinario di pietanza quello proprio di omaggio o di sfregio al nemico gallo che veniva appunto reso vittima della cucina e quindi eliminato. Come auspicio per la vittoria finale del popolo celtico, quindi c'era questo sacrificio che riguardava i galli. Poi, come sappiamo, lotte sindacali dei galli ben organizzate e unite hanno consentito l'evitare questo supplizio. E al loro posto tuttora si cucinano per questo piatto polli e conigli che scontano una disunità sindacale che le fa pagare un salatissimo prezzo. Grazie professore, so però che qui a Gubbio date un secondo significato alla parola Fricò. Te lo dico io il secondo significato della parola Fricò.